Nello splendido scenario di Villa Bonifati a Castrovillari si è svolta l'edizione 2024 del premio We Build Franco Mignolo, istituito dall'indimenticato governatore del Chivanis, che ogni anno conferisce un riconoscimento a quei calabresi che con il loro talento e lavoro hanno saputo affermare il principio chivaniano We Build, noi costruiamo, contribuendo a dare del territorio un'immagine positiva. E vuole valorizzare le capacità dei calabresi, di quella Calabria produttiva, di quella Calabria fattiva, di quella Calabria che ci rende orgogliosi di appartenere a questa terra, una terra meravigliosa, lambita da due mari e baciata dal sole, ricca, piena di ricchezze, e quest'anno abbiamo tirato fuori dallo scrigno di queste ricchezze 9 perle. Ben 9 calabresi premiati, e tra questi Giuseppino Amarelli, presidente della storica impresa familiare Fabbrica Amarelli, che dal 1730 porta con successo nel mondo il nome di Rossano, città in cui affonda le sue radici. Gemma Gesualdi, presidente del Bruzium, realtà che negli anni è riuscita a creare un solido legame con i calabresi sparsi nel mondo. Io sono veramente commossa e anche molto orgogliosa ed è veramente una giornata speciale oggi, al di là del fatto che questa è la città che ha dato i natali a mio papà, ma credo che sia anche il sigillo di una meravigliosa avventura iniziata da lui e continuata da me per valorizzare questa meravigliosa regione. Klaus Algeri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Questo club in realtà ha fatto un qualcosa di più, perché da oltre 40 anni il club di Corigliano, e quindi questo premio che hanno avuto l'accuratezza di consegnarlo a un proprio cittadino, io lo piglio con grande soddisfazione, ma lo dedico a tutte quelle imprese che si rappresentano nella provincia di Cosenza e in Calabria. All'evento moderato dal giornalista Nicola Bavasso, al quale ha portato i saluti il sindaco di Castrovillari Domenico Lopolito, erano presenti le più importanti cariche chivaniane del distretto Chivanis Italia San Marino, il tutto impreziosito dalle note di due eccellenze nel campo musicale, Beatrice Limonti al violino e Camillo Maffia alla fisarmonica.